Ecco quello che resta della cabina numero 1 della funivia del Cermis, vicino a Cavalese, in provincia di Trento. I soccorritori descrivono scene agghiaccianti, irriconoscibili i corpi delle 20 vittime. Ma ricostruiamo i fatti con l'aiuto della grafica. Sono le 15.30 quando un aereo da guerra americano partito dalla base di Aviano trancia il cavo portante della funivia del Cermis. Delle due cabine in movimento, quella in discesa precipita da un'altezza di circa 80 metri con tutto il suo carico umano, 20 persone. L'altra in salita, con il solo manovratore a bordo, si blocca e resta sospesa. Scattano i soccorsi, ma non ci sono superstiti tra i rottami della cabina numero 1, caduta quando mancavano poche centinaia di metri alla stazione di Valle. Il manovratore a bordo dell'altra cabina rimasta sospesa viene tratto in salvo con un elicottero. E solo per un caso si evitano altre vittime. La fune spezzata, che ha un diametro di 10 centimetri, a mo' di frusta si è abbattuta da un'altezza di oltre 100 metri sulla vicina strada provinciale. In quel momento non passavano auto. Intanto l'aereo, un bimotore dei Marines come questi, riesce a rientrare ad Aviano, nonostante i danni riportati alla coda. Non si conoscono le cause dell'incidente, forse un guasto, il pilota avrebbe lanciato l'SOS. L'unica cosa certa è che l'aereo era in volo per un addestramento a bassa quota.